Si chiama Robert Louis Singletary, ha 24 anni di età, è un giovane ragazzo, il quale sarebbe pericoloso ma al tempo stesso armato. E pensate che costui avrebbe sparato ad una bambina di 6 anni e al padre di questa bimba. Infatti, pensate che il pallone da basket sarebbe finito proprio da lui nel suo giardino a Charlotte, ci troviamo nel North Carolina. E così l'uomo ha deciso di prendere una pistola, da come si legge su web, sparare alla bambina, ma anche al padre di questa bambina. La bambina ha 6 anni di età, il padre ovviamente è un uomo maturo, ma entrambi vi riferisco che sono in condizioni gravissime. Va bene? Si aprirà di certo un procedimento penale a carico del giovane in questione. La polizia ha già detto che sta cercando questo uomo di origini afroamericane che è stato etichettato, quindi bollato come un uomo altamente pericoloso che potrebbe compiere altre eventuali mattanze. Ora mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e che soprattutto costui venga assicurato da narratori italiani. Tutto, vicinanza all'uomo e alla bimba. Ciao.